Vediamo il gancio sinistro di Sprott, mentre Bidoz qui non ha trovato il bersaglio. Aspettiamo l'angolo. Concentrati, i colpi devono essere sempre sicuri dove arrivano, capito? Il montante quando porta il sinistro, prova, ti inchina da destra, sempre montante, centrato, capito? Sui colpi di Sprott, come abbiamo messo apposta, perché a rivedermi i vari round dopo sembra che tutti i colpi li abbia messi l'inglese. Io credo comunque questa è una ripresa in cui Vidal ha fatto un po' meno, onestamente, rispetto alle ultime. Sì, anche se Sprott continua a fare ben poco. Dico, secondo me è buona seconda, terza ripresa. Soprattutto, sì, adesso sì. Vediamo, ci avviciniamo al giro di boa, il sesto round in diretta con le immagini dalla arena di Oldenburg per questo incontro che precede il main event, quello di Valiuev con Donald, ed è una semifinale per la WBA. Ha detto bene, con un buon destro Vidoz, ricordo indossa i pantaloncini neri. Vidoz, 35 anni. Vidoz ha promesso che in caso di vittoria regalerà un maiale vietnamita a Canan Vai, una delle sue uscite, una delle tante uscite in linea anche con il suo libro, dove ce ne sono tante simili. Sì, perché vietnamita, poi non si è capito. Il jab di Sprott risponde con la stessa arma a Vidoz. Il suo avversario ha 5 anni in meno. Sprott, che ha subito 7 sconfitte in carriera, l'ultima il 24 aprile 2004 contro Skelton per KO alla 12ª ripresa, proprio nella sua Reading, ma poi ha perso con Danny Williams, contro il quale deve combattere proprio lo stesso Skelton a dicembre, che noi abbiamo fatto vedere quando ha combattuto con Tyson. Poi ha perso invece da Timo Hoffman. Addirittura a un certo punto Sprott nel giro di 6 match ne ha persi 6, di cui 2 con Hoffman e 1 con Williams. Anche con Curry Sanders ha perso addirittura per KO tecnico alla prima ripresa. Poi con Williams si è rifatto 4 match fa, vincendo nel 2004. Vidoz, credo che si sia reso conto, il destro di Vidoz è entrato nella guardia dell'avversario, si sia reso conto che è un avversario alla sua portata. Destro di Vidoz! A due mani però Sprott reagisce, poi ancora con il jab, prima era stato il sinistro e il destro. Vidoz che ha visto il sinistro di Vidoz. Vidoz che ha visto le immagini del suo avversario soltanto una settimana fa. Con il jab a ripetizione Sprott non trova poi la replica con il gancio sinistro Vidoz. Forse un sinistro al limite, il montante destro però poi di Vidoz. Al limite della regolarità, quasi sotto la cintura di Vidoz. Entrambi lenti, diciamo che sul piano agonistico non è un grandissimo match, però tecnicamente si stanno scambiando bei colpi. Secondo me rispecchia la realtà, che non è assolutamente esaltante, della categoria. Ogni match che viene segnalato come importante, soprattutto a livello di sigle mondiali, alla fine invece si conferma essere tutto il contrario, o almeno la maggior parte degli addetti ai lavori lo giudicano così. Poi ne parliamo dopo questa pausa. Siamo tornati con le immagini in diretta dalla Germania per il 7º round, che è cominciato da qualche istante. Incontro per il titolo europeo, prima difesa per Paolo Vidoz in pantaloncini neri. Da Oldenburg le immagini con Michael Sprott, pantaloncini verdi. Siamo entrati con un quarto d'ora di anticipo sulla diretta, perché il match è stato anticipato, per cui abbiamo un po' anticipato i tempi. Questo lo dico per tutti coloro che magari si sono messi soltanto adesso davanti al teleschermo. Sì, scarso rispetto agli organizzatori, devo dire, perché cominciare le cose prima è sempre sbagliato da un certo punto di vista. Però è un incontro che proprio alla televisione nazionale tedesca non interessa, e lo dimostra il fatto che non viene proposto in diretta da ARD, ma verrà proposto in coda alla diretta di Valiuev contro Donald, che è l'unico match che verrà proposto poi in diretta dalla televisione che produce l'evento. Il jab di Sprott, due volte a segno,
qui deve reagire Vidoz. Vidoz, non so se sei d'accordo, ha un leggero vantaggio, almeno dal nostro punto, dal mio punto di vista, bisogna vedere poi se i giudici saranno dello stesso parere, che deve stare attento a non perdere in queste fasi così importanti. Io l'unica cosa che insomma, al momento si potrebbe dire appunto che Vidoz ha un leggero vantaggio, ma per come si sta sviluppando il match sembra un classico pari, c'è il rischio infatti. Che finisca poi con un classico pari, a meno che, attenzione, sinistro e destro. Vidoz sembra poterle gestire queste situazioni, è chiaramente semplicemente una previsione che poi nel pugilato può essere rapidamente smentita, però quello che voglio dire, si assomigliano nel modo di combattere, soltanto l'episodio può cambiare probabilmente è vero, la situazione. Sono due pugili molto, molto simili, forse Vidoz ha un po' più di, diciamo, di esperienza, quella che ha fatto a livello dilettantistico, però nessuno dei due sta facendo nulla per vincere veramente l'incontro. Adesso però c'è da dire anche un'altra cosa, Fausto, la realtà è che probabilmente Sprott in questo momento sta cercando di provare ad uscire, non so se ha impostato il match proprio per consapevole del fatto che Vidoz comunque alla distanza ha problemi, perché se ci ricordiamo quello che è successo con Hoffman negli ultimi round ha sofferto tantissimo, forse Sprott ha detto preferisco gestire i primi round senza apparire troppo per poi gestire la seconda parte del match. Infatti è quello che dicevo, bisogna stare molto attenti rispetto a quello che succederà adesso, perché adesso sarà più difficile per Vidoz, anche perché la condizione fisica, come sappiamo ridotta, potrebbe affievolirsi nel frattempo. Questa è una ripresa, questo intanto è Marcus Boom Boom Bayer, che è praticamente il pugile che ha raccolto l'eredità di Sven Otke per quanto riguarda proprio il fatto di essere uomo immagine del gruppo, della colonia di Sauerland. Anche che è tedesco, veramente. Sì. E tra l'altro ricordiamo che Sanavia ha combattuto con Bayer due volte, la prima volta vincendo a sorpresa per il titolo WBC dei supermedi, poi perdendo nella successiva occasione. Un match che potrebbe anche riproporsi in futuro, perché Sanavia deve combattere con Grant ed è un match che verrà seguito in diretta su Eurosport nelle prossime settimane a fine ottobre, e una semifinale proprio per il titolo WBC dei supermedi. Se vince c'è la possibilità di sfidare Bayer. Ecco, Don King oggi ha portato un paio di notizie buone per gli italiani, ha annunciato che combatteranno in America sia Messi sia Branco, e uno dei motivi per cui è venuto, ha incontrato Messi a bordo ring. Vi ricorderete che ha fatto un match bellissimo con Garcia, si è guadagnato una certa considerazione in America, quindi tornerà a combattere in America, così come Branco dopo l'infortunio ha la promessa di Don King di tornare subito per il titolo mondiale. Io ho avuto la sensazione che ci fosse probabilmente anche una leggera ferita, però comunque ho visto un problema alla bocca per Vidoz, forse, magari è... magari non è così, insomma, proprio per il fatto che il soprannome Mascella di Titanio, dopo quello che è successo con Valuev, che onestamente è impressionante. Sono curioso se mai capiterà il match con Klitschko, con Vitali, ovviamente, visto che è difficile insomma, pensare che Valuev non arrivi a un certo punto a giocarsi le sue chance. Stasera combatte con un avversario che ha 40 anni e che ha avuto già tutte le sue occasioni, che non ha sfruttato, e che è Donald. Match che, ripeto, proporremo molto. C'è grande attesa per questo match, perché è vero, è un avversario con tante sconfitte, però è un avversario di nome, quindi è una prova notevole per Valuev. Qui ha preso un po' le distanze Vidoz, e secondo me qui rischia di permettere a Sprott di andare in vantaggio in termini di punti. Si è addormentato comunque... il match, sì. Fondamentalmente. Si è addormentato un po' più lui, che non tanto il suo avversario. Ma anche un po' il suo avversario, se non può addormentare tutti, sì, può far bene al punteggio forse, perché ha da sprecare meno fatica in questa fase, però non è bello per lo spettacolo. Comunque, io l'ho detto prima, questo è un po' l'emblema della categoria, perché abbiamo fatto vedere anche altri incontri, l'ultimo di Rachman, una semifinale mondiale, e onestamente anche quell'incontro ha deluso. Dicevo, in questa serata dopo seguiremo Povetkin, che è invece campione olimpico in carica, campione olimpico di Atene, la bestia nera di Cammarelle, e poi invece negli Stati Uniti c'è Chris Bird che anche lui combatte, e poi c'è James Stone anche con Dominic Gwen. Chris Bird, ricordo che combatte per il titolo IBF contro Davaril Williamson.
I due sono molto amici e questo sicuramente non so se aiuterà lo spettacolo, perché quando ci sono rapporti di questo genere tra pugili diventa poi difficile. Poi ovviamente però il weekend è connotato da Tarver Jones, il terzo capitolo che è di una rivalità sicuramente importante, perché Jones è stato messo giù per la prima volta in carriera proprio da Tarver. Il terzo capitolo nella storia del pugilato, ce ne sono stati di match che hanno avuto la trilogia, una famosa che si è conclusa proprio con Tria in Manila, che oggi ricorre i 30 anni del match nelle Filippine tra Muhammad Ali e Joe Frazier, il terzo capitolo di una delle più grandi rivalità della storia del pugilato. E Tarver Jones proprio stanotte, quindi sapremo presto come andrà a finire il terzo capitolo. Devo solo ricordare che Tony è quello che ha battuto Ruiz, quindi ci interessa direttamente riguardo alla sfida per il mondiale che farà Valuev, poi è stato trovato positivo e quindi il titolo è tornato a Ruiz. You're working on it.